Salve a tutti, vediamo cosa succederà nelle prossime puntate della Rosa della Vendetta. Arrivati a questo punto della storia, Deva e Gulchemal avranno già scoperto due grandissime verità, e cioè che il padre di Deva è Mustafà Pehlivan e sua madre, Firuze, non è morta ma è viva e vegeta e per anni ha finto di chiamarsi Gara. Deva tornerà a casa di Ibrahim e Gulchemal caccerà di casa Gara dopo aver scoperto chi è davvero. La donna, non sapendo dove andare, si recherà a casa di Ibrahim, ma Deva, furiosa, non volendola avere tra i piedi, farà le valigie ed andrà via. La ragazza purtroppo non riuscirà a perdonare sua madre per aver finto per troppi anni di essere morta. Nel frattempo Gulchemal si recherà al cimitero per pregare sulla tomba di suo padre e sfogarsi con lui. Ha il cuore spezzato, troppe persone l'hanno deluso e soffre per aver perso Deva. Inoltre non sa come uscire da tutta questa nube di negatività. Non sa come risolvere questa situazione, anche perché ora la vede difficile trovare la felicità accanto alla donna che ama. Le parole di Gulchemal risulteranno davvero emozionanti. L'uomo apparirà davvero provato da tutto quello che starà vivendo. Mentre si appresterà ad andar via dal cimitero, però, Gulchemal si ritroverà davanti ad una scena assolutamente inaspettata, perché sorprenderà Deva davanti alla tomba di Mustafà Pehlivan. Allora, senza farsi vedere, si fermerà ad ascoltarla. Deva si metterà a parlare a suo padre, svelerà che per tutta la vita si è fatta domande su di lui e si è chiesta a chi assomigliasse. Si è sempre chiesta chi fosse davvero lei, convinta che la risposta a questa grande domanda le avrebbe alleggerito l'anima. Ma invece non è così. Aver saputo chi sono davvero i suoi genitori e chi era specialmente davvero suo padre ha creato dentro di lei dei buchi neri, impossibili da attraversare e da chiudere. Dal momento in cui ha scoperto tutto, si sente distrutta. Per questo dice che sarebbe stato meglio non aver saputo nulla. Deva, rivolta alla tomba di Mustafà, dice che se in quel momento si trova lì non è per pregare, ma per giurare che Ibrahim Nakash, l'uomo che l'ha cresciuta, è e rimarrà suo padre per sempre. Deva poi si volterà e vedrà che Gulchemal starà avanzando verso di lei. I due finalmente si incontreranno. L'uomo spiegherà che è lì perché voleva fare visita a suo padre. Deva gli annuncerà che presto chiederà l'annullamento del loro matrimonio. Ora c'è una tomba che li separa e purtroppo le cose non si possono cambiare. Non possono più stare insieme, loro due. Gulchemal non protesterà, ma annuirà e si porterà una mano sul volto, quasi in segno di esasperazione. Deva si sfilerà l'anello che simboleggia la loro unione e glielo metterà tra le mani. Poi si girerà e andrà via, lasciandolo da solo con il cuore sempre più in frantumi. La ragazza si trasferirà nella casa del bosco della sua amica, quella in cui doveva andare con Arman tempo fa, sperando di trovare lì la serenità che cerca. Nel frattempo Zaffer in ospedale scoprirà di essere finita in bancarotta. Starà infatti per perdere tutti i suoi beni materiali e i suoi conti verranno congelati. La situazione potrà migliorare, ma ci vorrà tempo. La signora così svelerà ad Emrullah che una volta uscita dalla clinica andrà a vivere nella piccola casa in montagna, visto che non avrà più la sua mega villa. Poi al suo braccio destro chiederà di prendere i soldi ricavati dalla vendita delle sue auto e pagare gli ultimi compensi ai suoi lavoratori, e a lui compreso. Vuole inoltre che porti a loro le sue scuse. Emrullah le risponde che lo farà, ma precisa che lui non l'abbandonerà. Anche se non potrà pagarlo, continuerà a lavorare per lei e a starle vicino.
L'uomo poi andrà a telefonare ad Armand, gli spiegherà quello che sta succedendo e gli chiederà di raggiungere presto l'ospedale. Madre e figlio così si ritroveranno nuovamente faccia a faccia e a Zaffer spetterà una nuova batosta. Armand infatti le dirà che non ha nessuna intenzione di tornare a vivere con lei e le annuncerà che lui e Deepak si sono messi insieme e presto si trasferiranno all'estero dove inizieranno una nuova vita. Zaffer gli parlerà male di Deepak, ma questa volta il ragazzo non cascherà nelle sue parole e se ne andrà lasciandola da sola. E Zaffer, letteralmente distrutta, scoppierà a piangere maledicendo Gulchemal.